un bel saluto a tutti quelli che ci ascoltano e direi che vale la pena oggi a Vicenza, siamo in questo incontro che denominiamo Salotto Solidale con gli amici di Vicenza e che grazie a Dio riprendiamo in tutta Italia dopo il pandemonio o la pandemenza, come l'ha chiamata più di qualcuno, e dove noi fin dai primi mesi del 2020 abbiamo ovviamente dichiarato, grazie a tutta una serie di scienziati, medici non allineati col protocollo, che sarebbe stata una vera sciagura. E sciagura è stata, purtroppo ci sono troppi morti, che non si capisce bene come mai muoiono, se non chi sa che cosa viene iniettato per chi non prende la soluzione fisiologica. Bene, andiamo avanti e lasciamo fare alla magistratura, qualche magistrato inizia a vederla in un modo diverso. Questo nuovo governo Meloni, della Premier Meloni, sta dando una mano a scoperchiare questa assurdità. Allora vediamo a noi perché siamo in un salotto solidale, perché crediamo che il passaparola di questi salotti, diventando punti spillo, come li chiamiamo noi, di una carta geografica, di un planisfero, che se fosse uno per ogni via avremmo già cambiato l'Italia e il mondo, perché l'Italia è l'unico paese che può cambiare il mondo, in negativo o in positivo. E fin dall'epoca dei Romani purtroppo questo si evidenzia, perché purtroppo, perché i Romani usavano la guerra, ma io ritengo che dal prossimo 8 dicembre in poi, qualcuno dice, cambiano questi 13.000 anni di frequenza. Fino ad ora, 13.000 anni fa, il buio, il demonio, e dai 13.000 in poi ci sarà una frequenza positiva, una frequenza di luce. E in effetti, malgrado il colpo di coda del sistema, di tutto ciò che è negativo, io ritengo che si riesca a vedere che l'umanità è cresciuta in questi ultimi 70 anni. Se voi fate un attimo mente locale, ben dicendo, ah mamma mia, chissà in quale disastro siamo capitati, ma 70 anni fa, 100 anni fa, come vivevano le persone? Qual era la schiavitù in cui il lavoratore, le famiglie, le donne in particolare, le minoranze, pensiamo a chi è omosessuale, cioè, che cosa gli capitava? Di tutto di più. Per cui è vero che siamo in un momento in cui la comunicazione ci evidenzia chissà che, però è anche vero che è cresciuta la potenzialità del positivo. Allora noi diciamo che dobbiamo raggiungere un equilibrio, più elevato è l'equilibrio meglio è, fra costi e benefici. Quando siamo partiti con il programma Mondo Migliore ci hanno detto che eravamo matti perché parlavamo di 4 ore di lavoro in questo programma di equilibrio, ovvero 4 ore di lavoro che facevano molto di più, facevano produzione, molta più produzione di quello che fa chi ne fa 8 di ore di lavoro. Facendo che cosa? Creando soddisfazione nella persona che lavora e quindi creando più produzione, creando meno malattie, perché se la persona va a lavorare soddisfatta, ovviamente non crea tutta una serie di tossine che poi portano le malattie. Avevamo detto che tutti i servizi strategici devono essere gratuiti per avere questo equilibrio. Cosa vuol dire? L'energia, la scuola, la salute, cioè la sanità, devono essere servizi gratuiti, perché non dobbiamo avere l'idea di aumentare i costi, ovvero gli stipendi dei lavoratori dipendenti o quelli che insomma sono gli imprenditori. Noi dobbiamo fare in modo di azzerare totalmente i costi che sono quelli dei servizi strategici, perché in questo modo, pensate, uno che non paga la bolletta dell'energia, che non paga il trasporto pubblico a livello nazionale, che non paga la sanità, ma capite quanti soldi, che non paga la scuola, capite quanti soldi gli resterebbero in tasca?
soldi che potrebbero essere spesi per andare a comprare un maglione in più, un paio di scarpe in più, andare in pizzeria una volta di più, andare al cinema una volta di più, andare in palestra una volta di più. Cosa vorrebbe dire tutto questo? Far girare l'economia in un senso etico e diffuso per tutti. Perché il vero modello nel libero mercato, noi diciamo nel programma Mondo Unione, il vero modello economico da promuovere, se da una parte è quello del comparto pubblico, dall'altra deve essere quello del libero mercato, altrimenti viviamo in uno stato totalitario. Ma nel libero mercato sono due i modelli, la grande impresa multinazionale e la microimpresa. Qual è che dà più soddisfazione? La microimpresa. È la microimpresa che va incentivata, e va incentivata togliendogli tutti i costi. Perché se oggi ci evidenziano in maniera palese che possono stampare a livello illimitato, famoso PNRR, significa prendere un sacco di soldi e darli a chi? Alle microimprese? No. Si daranno i soliti noti, cioè quelli che hanno acquisito le società come l'ENI, come le autostrade, come Trenitalia. Questo non favorisce l'economia diffusa, questo favorisce sempre i soliti piccoli noti. Noi abbiamo fatto delle iniziative, dei convegni in tutta Italia dal 2010-2015, dove abbiamo fatto vedere con i disegni tutto questo. E basta andare, insomma, Maurizio Sarno, eccetera, Clem, e si vede quello che abbiamo detto fino ad oggi. Arriveremo a questo equilibrio? Arriveremo a costi-benefici in equilibrio, dove il centro è il centro di un valore? Io ritengo proprio di sì. Per farlo serve un 1% di persone positive che, stando al centro, possono cambiare l'equilibrio. Quindi questo 1% di persone elevate, positive, che corrispondono su 60 milioni alla radice quadrata, eccetera, eccetera, sono circa 100.000 persone. Ecco, se 100.000 persone allineate ci daranno soddisfazione, diventando punti spillo di un clan, facendo un salotto al mese, non costa nulla, è gratis. Allora la forza che mi si darà per andare a sedermi sui tavoli di chi conta, di chi gestisce la politica, sarà diversa. Un conto è avere 10.000 persone, un conto è avere 100.000 persone, un conto è avere 10 milioni di persone. Quindi, lo si vuol fare? Io mi auguro di sì, perché non è che vogliamo andare a comandare noi, vogliamo andare a contribuire affinché la spinta di quelle persone che ci danno retta senza avere nessun rischio è quella di poter convincere chi fa la politica a farla davvero in maniera positiva. Io vi ringrazio, se avete voglia di sentire questo audio e questo video, e chi vuole sa che su dbclem.it ci si iscrive gratuitamente in un salotto come capitano, cioè soggetto presidente di un circolo che, ripeto, non ha il codice fiscale, non ha la partita IVA, però è un'associazione, è un comitato riconosciuto, per cui riconosciuto nel senso che non fa niente di male e segue la legge che permette di fare così. Quindi io ritengo che da qui in poi chi vuole darci una mano ci segua, perché non, l'alternativa a quello che diciamo noi purtroppo è solamente il burrone. Grazie.